La vita cristiana attraversa sempre momenti di croce e talvolta sembrano interminabili. Le generazioni passate avranno avuto impresso a fuoco il tempo dell'occupazione, l'angoscia di quelli che venivano deportati, l'incertezza per quelli che non tornavano, la vergogna della delazione, del tradimento. Il libro della Sapienza ci parla del giusto perseguitato che subisce oltraggi e tormenti per solo fatto di essere buono. Quanti di voi potrebbero raccontare in prima persona o nella storia di qualche parente questo stesso passo che abbiamo letto? Quanti di voi hanno visto anche vacillare la loro fede perché non è apparso Dio per difendervi, perché il fatto di rimanere fedeli non è bastato perché Egli intervenisse nella vostra storia. Kaunas conosce questa realtà. La Lituania intera lo può testimoniare con un brivido al solo nominare la Siberia, o i ghetti di Vilnius e di Kaunas, tra gli altri. E può dire all'unisono con l'Apostolo Giacomo nel brano della sua lettera che abbiamo ascoltato: bramano, uccidono, invidiano, combattono e fanno guerra. In questo luogo della memoria ti imploriamo, Signore, che il tuo grido ci mantenga svegli, che il tuo grido, Signore, ci liberi dalla malattia spirituale da cui, come popolo, siamo sempre tentati, dimenticarci dei nostri padri, di quanto è stato vissuto e patito. Che nel tuo grido e nella via e nella vita dei nostri padri che tanto hanno sofferto, possiamo trovare il coraggio di impegnarci con determinazione nel presente e nel futuro. Che quel grido sia stimolo per non adeguarci alle mode del momento, agli slogan semplificatori e ad ogni tentativo di ridurre e togliere a qualsiasi persona la dignità di cui tu l'hai rivestita.